alla Berbanca, siamo in compagnia di coach Andrea Berra dopo la sconfitta di Cuneo contro Novi Ligure, una domenica, possiamo dirlo, no, da dimenticare per formazione cunese. Ma più che da dimenticare è da farne tesoro. Gran memoria, perché di là ci ha dimostrato cosa vuol dire giocare e giocare con voglia, con grinta, con un attaccante forse il più importante del campionato, Moro, che non so quanto avrà chiuso, ma credo più vicino ai 30 che altro, ma non esiste affrontare una squadra che sapevamo essere in difficoltà in trasferta, così con una sufficienza che è solita non di questa squadra, quindi non sono preoccupato, sono un po' dispiaciuto perché dovevamo e potevamo affrontare meglio questa situazione, perché i treni passano e noi continuiamo a salutare la gente che ci sale sopra, il problema grosso è questo adesso. Ecco, tanti errori, tanti problemi di ricezione, forse oggi si è sentita parecchio la mancanza di Balocco, che è uno che sotto quel punto di vista dava anche ordine, sicurezza, per quanto Perano si sia applicato, ma oggi penso che si sia fatta sentire parecchio questa assenza. Sì, si è fatta sentire in campo, si è fatta sentire nell'impossibilità di avere una sostituzione che in certe situazioni ci stava da posto 4, si è fatta sentire perché Perano non è un libero, è un buon giocatore, ma anche lui è arrivato in palestra pronti via e gli è stato detto che avrebbe fatto libero perché il nostro libero Balocco era influenzato. Ha fatto tutto quello che poteva fare e ci sta. Quando ti trovi in una situazione di difficoltà puoi anche patirla. In questo caso lui ha reagito bene, ha fatto il suo. Noi non abbiamo giocato a pallavolo fondamentalmente, se no a tratti. Io in certe situazioni veramente mi sono immedesimato nel nostro pareggiatore, in certe volte sapere a chi dare la palla in certi momenti era difficile, perché c'è stato un momento in cui nessuno riusciva a fare qualcosa di positivo, anzi, errore, quindi testa sotto la sabbia, errore, testa sotto la sabbia, non è da Serie B, non è da Serie B. Ecco, ultima cosa, è una sconfitta che forse ridimensiona un po' eventuali aspettative ed alta classifica, c'è ancora tempo per rimediare, quello sì, e se forse la partita di Savigliano la prossima giornata diventa cruciale, no, sotto questo punto di vista, per capire se questa squadra può ambire a un cammino importante nella Serie B, perché ovviamente questi alti e bassi sono pesanti. Sono pesanti e se vai a vedere noi parecchi punti di quelli persi li abbiamo persi con squadre che sono molto dietro in classifica. Non condiziona assolutamente quello che sarà il nostro cammino, anche perché, ripeto, a differenza di altri che magari sono partiti per arrivare ai playoff e adesso si stanno un po' allontanando, penso che sia più grave per loro rispetto a noi la situazione. È chiaro che quando vedi una tavola bella imbandita poi inizi a avere il piacere anche di mangiare tutti i piatti, e noi l'abbiamo fatto per un certo periodo di tempo. Le assenze si fanno sentire, questo non deve essere una scusante ma è una ragione reale per cui noi adesso abbiamo perso tutti questi punti, perché sono convinto che giocandomela con il sestetto dei ragazzi che hanno dimostrato per ora di valere la maglia dei titolari, tanti risultati non sarebbero arrivati negativi. Savigliano è una partita molto difficile perché è una bella squadra, a me piace molto come giocano, piace molto come stanno in campo, come si parlano, come si guardano, è una squadra coesa che può metterci in difficoltà in un palazzetto dove è difficile giocare, è un gran bel palazzetto, sta a noi, ripeto, indipendentemente dai risultati che si vanno a fare o sabato o domenica, bisogna uscire dal campo con la tranquillità di aver fatto il proprio, e alcuni di noi questa sera devono avere la consapevolezza che non hanno fatto assolutamente quello che gli era stato chiesto e non hanno fatto quello per cui sono chiamati a fare Cuneo, quindi bisogna un attimino dare un giro di chiave, perché la situazione di essere un buon punto di classifica non vorrei che facesse sedere un attimino sugli allori qualcuno, perché non deve essere così. Io sono stato un mediocre giocatore, ma quando avevo le possibilità me le giocavo fino in fondo. Qua devono imparare che quando hanno la possibilità di toccare un pallone devono toccarlo mille per far punto, perché sono lì per quello.